Salve a tutti amici e buona domenica. Oggi vigilia del derby di Milano, derby molto importante per noi che potrebbe darci ufficialmente il 20° scudetto, nonché la seconda stella. Domani, tra l'altro, sarò a Milano, non allo stadio a guardare la partita, ma sarò nel cuore della città. Sarò a Piazza Duomo, tra l'altro si prevede pioggia tutta la giornata, temperature basse, ma per amore dell'Inter questo ed altro. E insomma, questo è quello che accadrà domani, ma stamattina ha parlato finalmente il nostro presidente. Nemmeno a farlo apposta qualche settimana fa ho detto: Zhang, dalla Cina dici qualcosa. Facci sapere come stanno veramente le cose. Finalmente ha rilasciato un'intervista breve e adesso ve la vado a leggere. E sono delle parole positive, un po' di positività in questo periodo, che soprattutto parole che arrivano alla vigilia di una partita molto importante per noi. Andiamo a vedere. Titolo: Zhang, voci sul futuro non vere. E già qui smentisce tutta la melma che è stata buttata su di lui e sulla società dell'Inter. Finché sarò all'Inter vorrò vincere. Quindi titolo forte, parole forti. E andiamo a leggere il contenuto. Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, è stato intercettato da Sky Sport Formula 1 prima del GP del Gran Premio di Cina, pronunciando parole importanti sul futuro. Andiamo a leggere. Credo che negli ultimi 7 anni in cui siamo stati proprietari dell'Inter ci sono state diverse voci. Abbiamo vinto 6 trofei, 7 con la vittoria di questo scudetto. Continueremo a lottare e vincere. Io sono il presidente e finché sarò il proprietario cercheremo di continuare a vincere. Futuro? Voci non vere, sono molto fiero della mia squadra, non potrei essere più contento in qualità di presidente. Sappiamo tutti quale sarà il nostro obiettivo e ci aspetta una partita importante. Lautaro è un giocatore eccellente, sta continuando a crescere. Poter lavorare con un allenatore come Inzaghi mi dà fiducia e calma. Sono molto soddisfatto. Insomma, delle parole, un'intervista che ci fa dire: ah, finalmente il nostro presidente, nonché proprietario, ha parlato e mi fa piacere. E io vi dico la verità, io non sono troppo d'accordo con chi critica aspramente Steven Zhang. È chiaro, anche io vorrei un presidente più presente, vorrei un presidente che spendesse più soldi per rinforzare la squadra, magari che non vendesse qualche big che abbiamo in rosa, però poi ci sono i fatti. E i fatti dicono che quando Zhang è arrivato all'Inter abbiamo vinto 7 trofei, abbiamo fatto una finale di Europa League persa, una finale di Champions League persa, ma soprattutto da quando c'è Zhang siamo la squadra migliore in Italia e siamo diventati competitivi e credibili anche in Europa, facendo appunto una finale di Champions League. Quest'anno è vero, siamo usciti contro l'Atletico Madrid, ma ai calci di rigore. Siamo usciti per dei dettagli, non è che siamo usciti, abbiamo perso 3-0 e siamo stati nettamente inferiori ai nostri avversari. Quindi io credo che quando si critica Zhang si deve andare un attimino coi piedi di piombo. Qualcuno dirà: vabbè, ma le nostre vittorie arrivano grazie a Inzaghi, grazie a Marotta, a Ausilio che fanno il calciomercato. Sì, ho capito, ma Inzaghi, Marotta, Ausilio, chi li paga? Chi li ha scelti? Insomma, quindi il merito a Zhang ci sta comunque. E poi bisogna anche sottolineare un'altra cosa che pochi dicono: il merito di Zhang è il fatto di essere consapevole dei propri limiti, cioè lui sa benissimo che il calcio non è materia sua e quindi delega a persone competenti quali Marotta, Ausilio, Baccin, eccetera, eccetera.
Invece ci sono altri presidenti in Serie A assolutisti come De Laurentiis, come Lotito, che pensano di saper fare tutto, ma quando in realtà sanno fare ben poco. Perché una cosa è fare il presidente, il proprietario di una squadra, un'altra cosa è andare a scegliere i giocatori, fare l'osservatore, allenare la squadra, insomma, far quadrare i conti. Cioè, sono tutte cose che non possono gravare su una sola persona e soprattutto sono tutte cose che hanno bisogno delle competenze specifiche. E in questo Zhang non ha mai preteso di fare tutto lui, anzi, ha sempre delegato a persone qualificate. Per cui io, Zhang, cioè, fin quando è all'Inter e fin quando porta trofei e siamo competitivi, per me può anche restare. Tra l'altro adesso si parla del rinnovo del prestito, quindi Oktri se ne va, faremo il nuovo prestito con Pimco, quest'altro fondo, quindi un nuovo prestito da 400 milioni poi da restituire in 3 anni e andiamo avanti così. È chiaro, questa situazione societaria non è che a me mi fa sorridere, non è che mi fa stare benissimo, però quello che penso è che magari Zhang da qui ai prossimi 3 anni, quindi fino al 2027, voglia aumentare ancora di più il valore dell'Inter, magari vincendo una Champions, magari, e poi arriverà un investitore, magari arabo, ma veramente magari arabo, a quel punto decide di vendere l'Inter per oltre 1 miliardo e da lì cominceremo con un altro ciclo, con un nuovo proprietario, dirigenza, eccetera, eccetera. Quindi queste sono le cose che si possono dire. Io sono comunque fiero di quello che ha fatto Zhang per l'Inter, perché è vero, negli ultimi 3 anni abbiamo fatto un po' di mercati al risparmio, però prima dei 3 anni i soldi sono stati spesi. Cioè, non dimentichiamo che per Conte i soldi li ha spesi. Precedentemente ancora i soldi sono stati spesi. Sono stati spesi male, perché venivano comprati giocatori non adatti, ma questo non è colpa di Zhang, cioè il fatto che venivano acquistati giocatori non adatti alla squadra o comunque scarsi, quella non è una colpa del presidente, perché il presidente non ha le conoscenze, non ha le competenze per poter costruire una squadra vincente. Per cui andiamo avanti così, andiamo a prenderci questa seconda stella. E soprattutto speriamo di essere sempre competitivi anno dopo anno, ma da questo punto di vista il nostro presidente è stato chiaro. Fin quando io sarò presidente dell'Inter, vorrò vincere. E quando un tifoso ascolta queste parole, deve essere contento, deve essere soddisfatto. Per cui andiamo avanti, sempre forza Inter, amala sempre. Ci vediamo domani direttamente da Milano. Amala sempre.